indagine sulle azioni violente progettate da un gruppo Novax che ha coinvolto il Veneto. Il presidente Luca Zaia parla di pericoloso clima di tensione, poi ribadisce l'80% dei veneti è vaccinato anche grazie a loro. Il Veneto è aperto. Parla ai nostri microfoni Riccardo Sciumski, sindaco e medico paladino delle cure domiciliari. Non sono né guru né un Novax, dice, ma sono determinato a non vaccinarmi. Scuole Sentinella tra le prime a partire già lunedì il Cerletti di Conegliano, la raccolta del consenso informato prima, poi martedì la consegna delle prime provette. Avevano rapinato due studenti in pieno centro a Treviso, quattro giovanissimi residenti tra Maserada e Spresiano sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Presentazione a Soligheto della vendemmia della DOCG. Conegliano Valdobbiadene, alte le qualità e i dati di vendita in continua crescita. La denominazione quest'anno taglierà un importante traguardo. E i premi in Finlandia per le città più verdi d'Europa si aggiudicano la vittoria. Due realtà portoghesi e olandesi. Treviso, arrivata tra le finaliste, non sfigura e lavora ad un futuro sempre più green. La vendemmia secondo l'attore, youtuber Canal, con il consueto cameo del presidente Zaia. Il video sulle note della hit 1000 che diventa Vigna. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. Partiamo con le parole del presidente Luca Zaia oggi a Musile di Piave per seguire la campagna elettorale della Lega per le prossime politiche. Ha parlato di pericoloso clima di tensione sociale, riferendosi proprio all'indagine della Procura di Milano che racconterebbe come una frangia di Novax che si sono incontrati su Telegram stavano organizzando una sorta di guerriglia e comunque delle imposizioni armate durante le manifestazioni Novax a Roma. Andiamo a sentire le sue parole. Grazie alla nostra voglia di fare, di metterci in gioco, il Veneto è aperto e questo deve essere chiaro. Ha aderito alla campagna vaccinale l'80% dei veneti. Grazie a questo sforzo comunitario, eventi come questo in cui una comunità si ritrova sono possibili. Ma sul rischio di conflitto sociale come causa anche del Covid, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva avvertito anzitempo. Sono dispiaciuto, ha detto oggi da Musile di Piave, commentando le prime notizie arrivate sull'indagine aperta dalla Procura di Milano che ha allungato i tentacoli anche in Veneto con due indagati, uno nel veneziano e uno nel padovano. Si leggono notizie di armi, si leggono notizie di arresti, di blitz fatti. Di certo che se discutere di un vaccino significhi vedere qualcuno che si arma, direi che proprio non è questa la via. Faccio una riflessione a tutti coloro che hanno sostenuto magari anche in buona fede alcune di queste partite che poi si ritrovano ad essere magari dei compagni di viaggio. Mi spiace, ho sempre sostenuto che il vero problema del virus sarebbe diventato poi un conflitto sociale che ne sarebbe emerso e lo si vede tutto fino in fondo. Novax che passano dalla protesta in piazza alla guerriglia con precisi obiettivi istituzionali da colpire. Le perquisizioni proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri dà il via libera all'estensione del Green Pass a personale esterno di scuola e case di riposo. È assolutamente in linea col documento dei 5 punti di noi governatori che abbiamo detto si riconosce il ruolo e l'efficacia del Green Pass, ovviamente esteso ad alcune categorie, dopodiché le categorie decideranno da un punto di vista scientifico e di opportunità a livello nazionale. Zaia al terzo posto dopo Draghi e Meloni nella classifica dei leader più influenti. Come cresce la fiducia del governo, cresce anche quella nel suo operato. E immagino che il riconoscimento venga dal fatto che è una bella squadra, stiamo lavorando bene, però noi siamo concentrati sul Veneto, quindi non siamo interessati a queste classifiche nazionali. E conferma il dietrofront sulle parole pubblicate sulla sua pagina Facebook a favore del bunker museo nazista di Recoaro. Marcia indietro, ma non solo, anche un invito agli organizzatori a rivedere la rievocazione impostata in quel modo. Non è iniziativa della regione. Non c'entriamo nulla, però spero vivamente che chi ha organizzato tutta questa cosa riveda tutto. Si saprà mercoledì prossimo se Riccardo Sciumski, medico di base sindaco di Santa Lucia di Piave, sarà sospeso insieme ad altri 3 medici dell'ULS 2. Sciumski, tra l'altro coinvolto in un caso di decesso Covid e per un paziente ora in fin di vita al Caffoncello, dai quali è stato definito guru delle cure alternative. Ma lei si sente un guru? Ma per diamine, assolutamente no. Io sono un modesto medico di campagna che cerca di fare al meglio possibile il suo lavoro. Risponde così Riccardo Sciumski all'affermazione del direttore generale dell'ULS Francesco Benazzi a seguito dei casi del vitoriese Virginio Parpinello morto di Covid e del moldavo di 60 anni ora in terapia intensiva al Caffoncello. Sul primo Sciumski sottolinea.
Io purtroppo non c'entro, perché con lui di medicina non abbiamo mai parlato. Abbiamo parlato di questioni del mondo indipendentista, ma mai di medicina. Quindi non mi assumo nessuna responsabilità. Mentre su sessantenne dell'Est Europa ribadisce: la figlia me l'ha portata, gli ho detto è positivo, ha febbre? No. Come è entrato? Ho fatto la carta di ricovero perché era in condizioni disperate, gli ho misurato la febbre, non ce l'aveva. Cosa c'entra che lo curavo io? L'ho visto 8 minuti, non gli ho neanche ordinato un bicchiere d'acqua. Ma quella carta sarà una delle contestazioni che la Commissione gli farà mercoledì prossimo, oltre a quella evidente della mancata vaccinazione. Io non mi vaccino perché io ho dei fattori di rischio che sono stati documentati come in aumento con queste vaccinazioni, e perché devo aggiungere lo 0,1 quando potrei curarmi tranquillamente di fronte alla malattia. Però questo è facile che lo porta alla sospensione della sua attività. Lei potrebbe essere tra i medici che verranno giudicati proprio perché non si vaccinano. Ma deciderà chi ha la competenza di decidere in base a queste assurde leggi in vigore. Shumsky, che subito dopo però chiarisce: ma io non c'entro niente con i Novax, la mia cultura non è Novax. Io nasco pediatra, lo dico per l'ennesima volta, vaccinavo quando non c'erano vaccinazioni obbligatorie, ma ho sempre cercato di utilizzare un'analisi razionale dei pro, dei contro e di quello che veniva somministrato ai bambini prima e comunque agli adulti. Ma non vuol dire niente, io non dico ai miei pazienti non dovete vaccinarvi, ne ho vaccinati anch'io qualcuno che me l'hanno chiesto, per cui rispetto la volontà del paziente, vorrei fosse rispettata anche la mia. Siamo alle scuole Sentinella, si parte già da lunedì, i primi a partire saranno i convittori della scuola Cerletti di Conegliano, abbiamo sentito la dirigente. Iniziamo con i ragazzi convittori e semiconvittori, quindi parliamo di 64 convittori più un centinaio di semiconvittori. Proprio perché l'esigenza principale parte da lì, non solo quest'anno ma anche nello scorso anno scolastico. Saranno tra i primi a partecipare all'ambizioso progetto delle scuole Sentinella, fortemente voluto dalla Regione del Veneto. Al Cerletti di Conegliano partiranno prima i convittori, a cui poi seguiranno tutti gli altri studenti per un numero totale di 1400. Uno screening fortemente auspicato anche dalla dirigente, proprio in virtù della natura stessa del collegio in cui alcuni ragazzi convivono giorno e notte. Il timore di avere un focolaio in convitto, insomma, è sempre stato dietro l'angolo. Siamo riusciti, grazie alla fortissima collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'UNS e la dottoressa Cibina, a tenere sotto controllo tutto lo scorso anno. Però diciamo che lo auspicavamo, insomma, questo monitoraggio. La roadmap sarà comunicata in serata al Consiglio di Istituto. Lunedì la distribuzione del consenso informato, la partecipazione allo screening è sempre volontaria. Martedì la consegna dei kit con le provette per effettuare il test a casa. Mercoledì 15 gli studenti effettueranno il test al mattino e i campioni saranno raccolti in aula e portati dall'azienda ai laboratori di microbiologia. Per quanto riguarda invece i convittori, lo faranno in convitto con l'assistenza della nostra infermiera, perché il convitto ha tra le sue figure professionali anche l'infermiera. La speranza è ora che l'adesione alla campagna di screening sia quanto più alta possibile, da qui l'appello rivolto dalla dirigente proprio alle famiglie. È un'opportunità di rimanere a scuola, di rimanere in presenza, di recuperare finalmente gli apprendimenti e la socialità. Tra l'altro con un sistema diverso e molto più semplice rispetto ai tamponi, nel senso che sono dei test salivari facili da fare. L'AIFA approva la terza dose del vaccino anti-Covid, la notizia è davvero di poche ore fa, siamo andati tra i trevigiani per capire se la farebbero e che cosa ne pensano. L'AIFA dice di sì alla terza dose del vaccino anti-Covid di fronte ad evidenze mediche che suggeriscono un calo della protezione immunitaria dopo alcuni mesi dalla vaccinazione. Ma se nel mondo scientifico si discute ancora molto sulla necessità della terza dose, abbiamo raccolto l'opinione dei cittadini in merito. Avendo genitori anziani con problematiche di salute gravi, se la terza dose può servire a coprirli e a farli star meglio, perché no? Se pensano che sia necessario, specie per le categorie più a rischio, trovo che sia giusto. Secondo me se l'immunità scende bisogna farla. Farla alle persone fragili nel tempo indicato in base a quando sono state fatte la prima e la seconda dose. Io non sono favorevole, non sono vaccinata attualmente, sto aspettando di capire se c'è qualcuno che ha intenzione di darci per vero, scientificamente, delle prove di quelli che possono essere gli effetti avversi di questo vaccino
E se serve si fa, e se non serve non si fa. Io sarei contraria di mio, nel senso che comunque non se ne esce più da questa situazione, però se è necessaria, favorevole. Favorevolissima, favorevolissima. Nudismo, partire anche subito. Anche subito per me, ovviamente nel rispetto anche delle altre persone. In un periodo di cambiamenti sociali ed economici dovuti anche alla pandemia da Covid, abbiamo cercato di capire insieme al direttore generale dell'INPS, Antonio Pone, come si sta evolvendo l'istituto anche in termini di prestazione dei servizi. Ci sono delle novità. Con la fine del lockdown, già da subito noi abbiamo avuto più del 50% del personale che è tornato in presenza e lo abbiamo avuto tutti i mesi fino anche al momento in cui stiamo parlando. Quindi in tutto questo periodo, lockdown a parte, più della metà del personale è stato regolarmente presente in ufficio. Il 2020 ha visto da una parte un notevole incremento di domanda di prestazioni da parte dell'INPS, mentre dall'altra è continuata la progressiva diminuzione delle risorse umane, facendo sì che ci fosse un incremento della produttività del personale rispetto al 2019. Durante lo smart working, nel contesto in cui soprattutto si erogavano le prestazioni associate al Covid, l'incremento di produttività è stato estremamente importante e misurato prodotto per prodotto, pezzo per pezzo, perché questo è un dato che forse non tutti sanno. L'istituto ha un catalogo prestazioni che è superiore alle 400 unità. In uno scenario politico-economico in continua evoluzione, anche l'INPS si adatta al cambiamento. Lo scorso anno è stato un anno straordinario perché in un contesto in cui si è stati costretti a operare in larga parte smart working sotto il profilo del volume dei prodotti erogati e della produttività, noi abbiamo avuto in provincia di Treviso in particolare, ma a livello regionale complessivamente, aumenti di produttività superiori al 10%. La crisi del coronavirus continua ad essere uno shock e pertanto diventa fondamentale intercettare il rischio di esclusione sociale. Attraverso prodotti e prestazioni come il reddito di cittadinanza, tutte le prestazioni assistenziali, stiamo allargando sempre di più il novero dei soggetti che interagiscono con noi anche a figure che non sono la tradizionale figura del lavoratore che versa contributi, ma anche semplicemente cittadini che sono in stato di bisogno. Andiamo sulle colline del Prosecco, a Solighetto, con la presentazione della prossima campagna vendemmiale per la DOCG Conegliano Valdobbiadene. Alta la qualità e produzione nella norma, mentre con i dati delle vendite in continua crescita la denominazione quest'anno taglierà un importante traguardo. 100 milioni di bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Potrebbe essere questo il primo traguardo importante della presidenza Bortolomeol, che ha presentato i dati aggiornati sulle vendite oltre alle previsioni per la prossima vendemmia, che verso Conegliano inizierà il 15 settembre, mentre verso Valdobbiadene si parla di fine mese. Siamo a circa 64 milioni di bottiglie ad oggi certificate e questo significa che nel 2021, se facciamo un confronto del mese di agosto sul mese di agosto, abbiamo un risultato che si equivale a un più 37% in crescita nelle certificazioni. E per quanto invece riguarda i primi 8 mesi, il dato è sempre molto positivo perché è attorno al 16%. È da questi dati che si prevede lo sfondamento del muro dei 100 milioni, grazie anche allo sblocco a giugno delle riserve vendemmiali del 2020. Ma l'era Bortolomeol, alla guida della DOCG del vino più venduto al mondo, si vuole caratterizzare anche per l'impegno ad una maggiore sostenibilità ambientale delle aziende, al punto da lanciare una sorta di Green Pass per poter appartenere al Consorzio Superiore. L'ho detto in estremis, però ripeto, io credo molto nel cambio di mentalità di tutti i nostri viticoltori, di tutti i nostri produttori, e su questo credo che a breve ci sarà sicuramente una grande responsabilità messa in campo. Un versante dove il Consorzio ha raccolto l'appello del Vescovo di Vittorio Veneto, lanciando a sua volta un messaggio ai sindaci. Il rispetto delle regole per noi è sempre molto importante, la denominazione si è data una stretta su queste regole e cerca la collaborazione con le amministrazioni locali, che deve essere proprio un motivo di orgoglio dobbiamo anche essere in grado di condannare i comportamenti dannosi. La cronaca: avevano rapinato in pieno centro a Treviso due studenti, sono stati identificati e denunciati, sono quattro giovanissimi.
Li avevano accerchiati, afferrati al collo e rapinati dei soldi che avevano in tasca. Le vittime sono due studenti. L'aggressione è avvenuta in pieno centro tra via Manina e Piazza Duomo lo scorso 24 agosto. In meno di due settimane i carabinieri hanno identificato i responsabili. Si tratta di giovanissimi. Quattro ragazzi completamente a volto scoperto hanno rapinato due altri giovani, uno maggiorenne e l'altro minorenne, sottraendo loro il denaro contenuto all'interno dei loro portafogli e poi scappando per le vie del centro. Una baby gang determinata e pronta a tutto, piccoli professionisti del crimine. Uno faceva da palo, gli altri tre agivano. Hanno portato via ad un ragazzo una banconota da 50 euro e all'altro la somma di 520 euro denaro con cui quest'ultimo avrebbe da lì a poco dovuto effettuare degli acquisti. Non solo, ma prima di scappare hanno minacciato le vittime di ritorsioni fisiche in caso di reazione o peggio se li avessero seguiti. I due studenti sotto shock hanno provato comunque a cercarli fra le vie del centro, poi si sono rivolti ai carabinieri. Immediate le indagini. Abbiamo quindi raccolto elementi di riscontro e testimonianze tra i negozianti, avvalendoci anche della visione della videosorveglianza comunale. Attraverso le testimonianze incrociate, le descrizioni degli aggressori fornite, sono stati raccolti elementi utili per identificare uno dei quattro. I militari hanno così monitorato i più comuni social solitamente utilizzati dai giovani. In poco tempo sono stati identificati tutti. Perquisite le abitazioni, i carabinieri hanno trovato i capi di abbigliamento utilizzati nella rapina, sequestrati anche cellulari dove i giovani si erano scambiati i messaggi parlando e vantandosi della rapina. Per i giovani identificati è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina in concorso. Allora c'è un'ultima ora, siamo in via Newton a Villorba, sono impegnate 6 squadre di vigili del fuoco, 18 pompieri al lavoro, queste sono le primissime immagini che vi possiamo mandare. L'incendio è scoppiato alla Trevi House di via Newton, appunto di Villorba, interessato legno di lavorazione. Poi se ci saranno ulteriori aggiornamenti ve li daremo. Ma colleghiamoci invece con il sindaco di Treviso Mario Conte, direttamente dalla Finlandia, si è collegato con noi. Sindaco, buongiorno. Allora, direttamente da Lahti, dalla Sibelius Hall, ho detto qualcosa di sbagliato. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità di questo collegamento al volo, anche se sotto la pioggia, perché sta piovendo in questo momento. Abbiamo appena finito la finalissima del Green Leaf, che è stata un'opportunità straordinaria per la città di Treviso di confrontarsi tra le 5 migliori città europee per quanto riguarda le politiche ambientali. Non siamo riusciti a conquistare il primo posto, però siamo davvero soddisfatti e crediamo che questo sia un punto di partenza importante. Con noi c'era la MOM, Alto Trevigiano Servizi, e Contarina, che rappresentano quelle aziende che offrono dei servizi di altissima qualità, e ce l'ha detto la Commissione europea. E quindi insomma noi siamo qui per confrontarci, per imparare dai migliori, e essere arrivati tra i primi 5 in Europa è davvero qualcosa che ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci sprona a far sempre di più. Lo dobbiamo fare per le nuove generazioni, per i nostri ragazzi e per noi stessi. Senta, sindaco, battuti da Valonga, siamo in Portogallo. Sì, da una città portoghese bellissima, tra l'altro, che vive in un contesto totalmente diverso rispetto al nostro, immersa nella natura, quindi hanno caratteristiche e difficoltà diverse rispetto alle nostre, ma poi confrontandoci insomma con la Commissione europea è stato davvero molto apprezzato il nostro dossier, che ci ha consentito quantomeno di mettere in difficoltà la Commissione nel decidere poi chi era il migliore in Europa. E quindi io sono davvero molto soddisfatto, ringrazio tutta la squadra che ha lavorato per questo grande progetto, ma soprattutto ringrazio i cittadini, perché sono loro i veri interpreti di questo cambiamento di mentalità che vede nelle buone abitudini e nelle buone pratiche la vera svolta green anche per la nostra città. Grazie sindaco, allora complimenti ovviamente alla città di Treviso per questo importante traguardo, insomma città più verde d'Europa è davvero un ambizioso traguardo, grazie per averla rappresentata e buon ritorno ovviamente a lei e a tutta la squadra, arrivederci. Ci vediamo domani a Treviso. Esatto, arrivederci sindaco. Allora da Treviso ad Oderzo per la nuova sede dell'INPS di fronte al municipio, andiamo a vedere. Essere presente per la gestione delle istanze sociali e anche previdenziali naturalmente, però
vicino alla gente comune, gente che magari non è tutta informatizzata. Più snelli e vicini al territorio, così viene inaugurata la nuova sede IMSS a Oderzo in via Garibaldi di fronte al municipio. Abbiamo sicuramente rafforzato la presenza degli sportelli di consulenza, oltre che generici, e soprattutto poi apriremo anche un punto IMSS su Motta di Livenza. Quindi non siamo regrediti al territorio, ma ci siamo rafforzati. E tra le novità dell'istituto verrà creato anche uno sportello di welfare sociale. Stiamo cercando di organizzare un punto di informazione che coinvolga le famiglie con ragazzini con disabilità, perché per poterli poi avvicinare e avviare l'attività paralimpica, indicandogli poi le associazioni che nel territorio fanno attività paralimpica. Ne abbiamo tante, perché dislocate su tutta la provincia di Treviso sono circa 43 le associazioni che fanno attività paralimpica. Riempire questo tempo vuoto con un'attività ludica, sportiva, è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. Siamo alla pubblicità, tra poco. Il tenente Andrea Camminiti a breve lascerà Treviso, ripartiamo da qui, assumerà un importante incarico a Venezia. Il comando del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Treviso sarà assunto dal tenente Vincenzo Ferraiuolo. Dopo 6 anni al comando del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Treviso, il tenente Camminiti lascia la marca per andare a Venezia, dove assumerà un incarico nuovo. Ora mi attende questo nuovo incarico a Venezia, per me molto gratificante. Si tratta di un nuovo reparto appena istituito, una sezione dedicata alla Procura Europea, che lavorerà appunto in simbiosi con l'ufficio della Procura Europea di Venezia, che si occuperà di reati finanziari e di criminalità organizzata. Dal 1 giugno, infatti, anche a Venezia è diventata operativa la Procura Europea EPPO, European Public Prosecutor's Office. Il reparto, appena istituito, lavorerà in simbiosi con l'ufficio veneziano della Procura Europea e si occuperà di reati nazionali e transfrontalieri in danno dell'Unione Europea. In questo periodo in cui si parla spesso di fondi destinati dell'Unione Europea destinati allo Stato italiano per Recovery Fund e il PIF, appunto porteranno notevole lavoro. Nell'arco di questi 6 anni ha condotto rilevanti attività investigative di contrasto della criminalità comune e dello spaccio di stupefacenti, tra le quali quelle per l'omicidio di Fontane, in cui perse la vita Igor Oyavuno, assicurando il responsabile del delitto alla giustizia e smantellando un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione che reclutava minorenni oltre confine. Recentemente, grazie ad un paziente raccolta di elementi di riscontro, il reparto guidato da Camminiti è riuscito a sgominare una baby gang che per diversi mesi, con una serie di furti e spaccate, aveva imperversato nella provincia. Un po' di musica alla vendemmia con il Canal, con il consueto cameo del presidente Luca Zaia. Ma per tutti è faticoso fare i contadini, facciamo in fretta, non c'è tempo. Il tema era molto delicato, abbiamo cercato di affrontarlo in maniera ironica e rispettosa e penso che ci siamo riusciti, visto i commenti, insomma, non ci sono tante critiche, pochissime, ma solo un grande risultato non per me, ma per tutta la squadra. Il Canal torna a vendemmiare e lo fa con la parodia di Mille. Il suo Vigne scherza, ma non troppo, sulla difficoltà di trovare mano d'opera per la vendemmia tradizionale, quella con ceste e forbici. Ma ora che mi guardo intorno siamo solo in tre, come faccio a vendemmiare se gente non c'è? Mi servivano dei giovani, hanno detto di no, se ne restano chiusi in casa per fare TikTok. Faccio dell'ironia, io sono uno dei primi che vive di questo, però cerco di farlo in maniera intelligente, non sicuramente facendo il balletto e basta, ma portando dei contenuti che siano un valore aggiunto per chi mi segue. Lavoratori stranieri che risolvono il problema, ma interviene nel consueto cameo il presidente del Veneto Zaia, Darman Forte. Sì, pronto? Ehi, ciao Canal, conosco io un sacco di ragazzi che non voglio di lavorare, te li mando io. A vendemmiare le qua, 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 quanto hai. L'abbiamo inserito nel momento in cui sul vigneto arrivano tanti giovani italiani, perché non volevamo dare l'idea che non ci siano giovani che hanno voglia di fare. No, abbiamo bisogno degli stranieri sicuramente, ma ci sono tantissimi ragazzi che hanno veramente voglia di impegnarsi e di fare fatica. Sì, ragazzi, grazie. Grazie veramente. Comunque non si dice quando io ho arrivato, ma quando io so
sono arrivato. Ma Canal, mi parli bene il Veneto, perché qua nessuno parla italiano. Lei è così. Che si sa? Ah, si sa. Voglio anche dire una cosa, posso concludere? Che io sono molto emozionato perché per me Antena 3 è Rai 1, nel senso che a casa mia si guarda solo Antena 3, i miei genitori sono sempre lì sul 13 e quindi l'idea di essere qui con voi mi fa piacere perché sto parlando alla mamma e papà che è il pubblico più importante che ho. Forbici alla mano, ognuno le sue, te ne presto un paio io, se non hai le tue il sole in testa ti fa male, metti berretto, non usare quel telefono, porta rispetto, ma ora che mi guardo intorno siamo... Apriamo la pagina di Belluno. Allora, anche qui c'è un'ultimissima ora, c'è stato un incidente sul ponte Cadore davvero poco tempo fa e le operazioni di soccorso sono ancora in corso, 4 le auto coinvolte, 6 i feriti, gravissima una ragazza cadorina di 20 anni che è stata elitrasportata all'ospedale Treviso. Dunque, come vi dicevo, le operazioni di soccorso sono ancora in corso sul posto Polizia Sanitaria del SUEM, Vigili del Fuoco. Poi siamo alla CC, c'è stato un nuovo rinvio, sembra non avere fine il tornato per i lavoratori dell'azienda bellunese, i cui destini sono in bilico da tempo, immemorabile, le cui giornate lavorative diminuiscono progressivamente, nonostante ci sarebbe lavoro perfino da rendere necessari degli straordinari. Si sarebbe dovuto svolgere domani un incontro forse risolutivo presso la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico a Roma, ma l'incontro è stato rinviato lunedì pomeriggio alle 15 in videoconferenza. A spendersi per l'incontro coordinato dal MISE era stato il ministro bellunese Federico D'Incà, con delega ai rapporti con il Parlamento ancora agli inizi del mese scorso. D'Incà aveva inoltre chiesto ai tecnici del MISE di mantenere il raccordo continuo con il commissario Castro anche al termine della fase di programmazione dei lavori della Commissione europea sul decreto attuativo per l'articolo 37, cui fanno riferimento le domande da parte delle aziende in amministrazione straordinaria. Stupore tra chi passa ora e la vede, come è diventata. Parliamo di una piazza in centro a Belluno che è come se non ci fosse mai stata. L'area è quella dell'ex ospedale. Gli ospedali, sorti quasi sempre nei centri cittadini, una volta dismessi per lasciare posto a nosocomi moderni, più grandi, facilmente accessibili, con parcheggi adeguati, diventano spesso dei buchi neri. Accadde al San Camillo a Treviso. Così è ancora per il Mestrino Umberto I. A Belluno, dopo molti anni di discussione, di progetti come l'idea di un cinema prima lanciati e poi cestinati, sopra il parcheggio Caffi c'è ora una piazza cinta per due lati da edifici storici come Palazzo Campedel, per gli altri due da una costruzione completamente nuova. Hanno fatto un buon restauro della zona e del vecchio ospedale di Belluno. È la prima volta che entro in questa piazza qui, quello che vedevo prima era abbastanza degradato, adesso la vedo molto bella, sono rimasto stupito, difatti sono entrato dal portico là e ho visto una luce stupenda qui per Belluno. Io non sono di qua, però c'ero stato quando era all'inizio del lavoro e ho visto un bel cambiamento, insomma. Complimenti. È abbastanza moderna. Misto a un po' di storico, carina. Non mi piace molto, perché non mi sembra che sia in linea con il contesto della città storica. Come era prima? Era distrutta, c'era un vecchio palazzo abbandonato, credo, no? L'hanno rifatta, è molto bello. Mi sembra ottima, cioè anche i materiali che hanno usato son buoni, e anche i movimenti, sì, interessante proprio. L'area si trova a pochi passi dalla centrale Piazza dei Martiri, ma era ormai completamente dimenticata dai bellunesi, nonostante si affacci su via Matteotti, via Caffi e via Loreto. Una storia lunga più di 20 anni vede ora quasi scritta la parola fine. Manca forse la E, perché tra la ex Banca d'Italia, i giardini adiacenti, una fontana storica da recuperare e una galleria di accesso da ripristinare, cose ancora in sospeso ce ne sono. Il più però è fatto. Sta ai bellunesi decidere ora se sarà una piazza che vogliono vivere oppure no.
Conferma dell'assegnazione dei contributi a valere sul fondo per la messa in sicurezza degli edifici del territorio bellunese. 14 milioni di euro di finanziamenti statali saranno messi a disposizione, ne ha dato notizia Roger Demenech, deputato membro della bicamerale sul federalismo fiscale. Vengono così premiati molti comuni nella provincia montana, come l'Alpago con 2 148 mila euro, Borgo Valbelluna, Domeggio di Cadore, Feltre, Lamon, Pedavena, Perarolo di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Sedico e Tambre. Ed è tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Condizioni ancora anticicloniche sul nostro territorio, dove la giornata di venerdì 10 settembre risulterà asciutta e stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo, avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso, ma senza ulteriori conseguenze. Clima estivo ma senza eccessi, temperature minime tra 11 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una bellissima giornata di sole. Qualche addensamento qua e là, ma anche in questo caso non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.